Benvenuti al nostro appuntamento Il Punto, che è un magazine, potremmo definirlo così, che si occupa di tante materie, compreso lo spettacolo, cultura, l'economia, eccetera. Oggi parleremo esattamente di spettacolo e abbiamo voluto qui invitare il dottor Domenico Battista della Young Talents Art Group. Benvenuto. Buonasera. Nella nostra trasmissione. Grazie e a voi. La grazie. Prima domanda che rivolgo a una bravissima persona che io ormai conosco da qualche anno a questa parte è quello: perché ha voluto, ecco, creare questo gruppo? Allora, lo Young nasce da un'esigenza, quella di creare un mondo dello spettacolo totalmente diverso, o perlomeno guardare l'aspetto sociologico, dove praticamente i figli crescono, diventano sì artisti, grandi artisti, ma potrebbero essere semplicemente dei ragazzi capaci di realizzare i loro sogni, non solo nel mondo dello spettacolo, anche fuori, nell'ambito della vita lavorativa comune. E la cosa bella è che loro riescono con facilità ad entrare in un gruppo, vivere in un ambiente sereno, un ambiente familiare, e realizzare e dare il meglio di sé, sia nel canto che nella recitazione, nel ballo. Sono 2 anni che abbiamo realizzato questa grande, posso dire, grande associazione. Con molte difficoltà, ovviamente. Moltissime, perché non è difficoltà, semplice. No. Dal punto di vista economico è una corsa contro il tempo, contro tutto. E il mondo dello spettacolo è anche molto ostico. E sinceramente spiegare alle persone che, guardate, che noi non vogliamo utilizzare i figli, ma anzi li vogliamo far crescere, all'inizio è stato difficile. Oggi abbiamo un bel gruppo di 14 ragazzi che sono dei grandi artisti, perché parlare ora di talenti di loro forse è un po' sbagliato. Sono già delle eccellenze, non hanno solo la professionalità economica, nel senso che non sono dei professionisti, non vivono da quello. Molti sono ragazzi che studiano ancora, anzi noi abbiamo ragazzini che hanno una fascia dai 12 ai 20 anni, quindi i più grandi entrano, sono in università. Questo in sostanza, da quello che leggo, sono una decina di ragazzi che hanno voluto partecipare a questo Young Talents, e d'altronde credo che ci sia anche una specie di trascinatore, potremmo dire, che è costituito da suo figlio e sì, da sua figlia, no? Certo, perché sono impegnati sì. anche loro nel mondo certo, dello spettacolo. Loro sono... D'altronde, chiedo scusa, noi abbiamo anche avuto modo di intervistare il figlio con il permesso del papà, perché a vederlo in televisione sembrava un ragazzo di 18-20 anni, in realtà è un ragazzo di 15 anni. 15 anni, si deve compiere il mese prossimo, i 16 anni. Sinceramente sì, è vero. Annalisa, da questo ultimo spettacolo, è diventata la nostra, diciamo, coreografa, anzi più che diciamo, la nostra coreografa. È riuscita, con Sognando Hollywood, a portare su il gruppo di 14 ragazzi, trasformando ballerini in attori e soprattutto attori e cantanti in ballerini, perché non è... cioè noi non abbiamo preso persone totalmente formate, sì, ognuno ha la sua scuola di recitazione, chi di canto, chi di ballo, però non hanno le caratteristiche di fare realmente tutto. E ci siamo divertiti, perché effettivamente proprio il nostro musical inedito che ho scritto io, effettivamente. Esatto, e d'altronde potremo anche mandare le prime immagini, credo 2 spettacoli, La Notte dei Talenti. La Notte dei Talenti. Possiamo vedere le immagini, chiedo alla regia di mandarli mentre le puoi commentare. Ecco, vediamo certo. anche di cosa si tratta. Allora, La Notte dei Talenti è uno spettacolo molto più sobrio da piazza, invece quello che stiamo guardando ora è una parte del musical inedito proprio Sognando Hollywood, dove noi andiamo a rappresentare praticamente
una storia reale che è avvenuta e soprattutto una storia che va a rappresentare due anime dello spettacolo. Lo spettacolo visto in un determinato modo, come lo spettacolo dove la forza trainante è il gruppo, e lo spettacolo visto con l'altra anima, che è lo spettacolo io individualista, io sono lo spettacolo. E proprio in questo caso andiamo a mettere in contrapposizione le due anime, l'anima della persona che crede nel gruppo e l'anima della persona che crede nel io sono lo spettacolo in realtà, quindi non mi interesso degli altri, io devo avere successo a qualsiasi cosa. Queste immagini sono state registrate in... Sì, allora questa è stata la prima che abbiamo realizzato a Toritto nel piccolo teatro San Giuseppe. E questo è il musical che porteremo per tutto l'inverno in giro. E abbiamo già fissato nella rassegna di spettacoli 6 date, gireremo la provincia di Bari e anche una puntatina alla provincia di Taranto. E sinceramente stiamo contrattando ancora perché vorremmo rendere questa rassegna di spettacoli molto più ampia, tenendo presente che sono ragazzi che vanno a scuola e quindi non puoi anche impegnarli tantissimo, quindi fare 2-3 spettacoli al mese diventa non molto... Non è oneroso anche per i ragazzi, oneroso. Però vedo anche il fatto che... hai diciamo costruito questa interessante, potremmo definire baracca, ripeto, complessa nella gestione e anche per quanto riguarda i finanziamenti, che non è semplice in un periodo di crisi, certo, dove purtroppo soprattutto i teatri, soprattutto i gruppi teatrali sono costretti a dover arrancare pur di non chiudere, ecco, l'aspetto teatrale, l'aspetto del canto e così via. Abbiamo anche altre immagini che riguarda un'altra opera scritta dal signor Battista, intitolato Sognando Hollywood. Ci può dire di che cosa si tratta? E poi, se vuole la regia, mandare nel frattempo. Allora, Sognando Hollywood, allora, la notte dei talenti noi la presentiamo il 24 in piazza a Palo, settembre a Palo, per la festa patronale. E mentre Sognando Hollywood è lo spettacolo, il musical che stiamo portando in giro nei teatri, non è uno spettacolo da poter portare in piazza per la complessità dell'opera. Tieni presente che ci sono 16 cambi d'abito, ragazzi che hanno velocità di azione molto elevata, la piazza bellissima nel suo essere, ma ti fa perdere proprio quello che è la concentrazione che il teatro ti dà. Il teatro è una cosa fantastica, è un mondo veramente bello che ho iniziato ad apprezzare sempre, ogni giorno sempre più, perché realmente ti dà quella carica giusta e quell'entusiasmo che riesci a trasmettere anche agli spettatori. Ecco, le immagini sono veramente interessanti, ma io quello che vorrei capire è se dei giovani che ci staranno probabilmente seguendo volessero partecipare, ecco, cioè, avete una struttura, una scuola? Allora, da quest'anno abbiamo iniziato, no, non abbiamo una scuola perché noi nasciamo con la volontà di essere compagnia di spettacolo, noi andiamo alla ricerca di ragazzi che già cantano, che già ballano, e non facciamo altro che magari ai cantanti arricchirli con il ballo. E sì, la possibilità di entrare c'è, è importante visitare la nostra pagina Facebook, contattarmi tramite Facebook oppure tramite email domenico.battista@hotmail.it. E sinceramente devo dirti che forse a fine settembre iniziamo, come abbiamo sempre fatto, le audizioni per la ricerca di altri ragazzi, e siccome bolle in pentola un qualcosa di cui abbiamo già parlato e che non vogliamo rivelare al momento, bolle in pentola qualcosa di molto grosso, sicuramente dalla fine di settembre ripartiamo con le audizioni, quindi ragazzi,
possono seguirci Dove tramite si terranno queste audizioni? Perché. Allora, intanto abbiamo preso da quest'anno una sede che al momento è un grumo, quindi abbiamo avuto la disponibilità da parte del comune di Grumo di avere una location dove poter andare tranquillamente a preparare i nostri spettacoli. Le audizioni normalmente a noi piace farle in teatro, perché il ragazzo riesce a concentrarsi e a dare il meglio di sé sul palco. Sinceramente, al momento noi abbiamo fatto delle audizioni a Toretto, sempre al nostro amato teatro, Piccolo Teatro San Giuseppe, però non è detto che non giriamo anche al di fuori di Toretto e anche magari in altre Ecco, quello che province. vediamo nelle immagini Sì. adesso, ringrazio la regia per averle mandate, è suo figlio Marco, che sì. abbiamo, Per ripeto, avuto l'onore di intervistare qualche mese esempio, fa, se Marco ricordo. Sì. nasce come narratore, è diventato attore e proprio con il musical ha iniziato a fare i suoi veri primi passi di danza. E sinceramente con dei risultati molto belli, perché vedere un ragazzo che fino a ieri recitava soltanto, oggi si trova a interagire con una ragazza che non è ballerina ma è cantante, è bello. Ma veramente è bello perché i ragazzi riusciamo a completarli, a dare quegli stimoli giusti che molto spesso si perdono perché la scuola arriva a un certo punto, gli insegna le tecniche, ma dopo se non vengono seguiti da delle compagnie si perdono, mollano la scuola e non fanno più nulla. E questo è lo spirito reale che noi ci siamo posti, il primo spirito, quello Certo. di far dare a questi ragazzi la possibilità di continuare oltre la scuola. Certo. E riguardo invece alla prima di parlare delle prospettive future, vorrei comprendere come fa a conciliare famiglia, lavoro, perché d'altronde il dottor Battista lavora per l'Aeronautica Militare, quindi un militare. Mi permetto di dirlo ovviamente, e come fa a conciliare tante di queste, ecco, a collegare la famiglia, i giovani, seguire i giovani e poi anche il lavoro stesso? Allora, alla base di tutto c'è la passione. Devi tenere presente che purtroppo, o per fortuna, c'è da dire, è coinvolta tutta la famiglia nel progetto Young, dove anche mia moglie fa parte dello staff. Quindi non dire che di riuscire facilmente a conciliare è un errore, però sinceramente riesco con l'aiuto di molte persone, perché devo dire anche i genitori dei ragazzi sono molto collaborativi, sono persone che hanno dato molta disponibilità anche nell'organizzazione, tant'è vero che abbiamo per questo musical la truccatrice, l'acconciatrice, persone che senza di loro non si può realizzare un musical. Tu sai bene che fare spettacolo dietro le quinte c'è molto di più di quello che si vede. Noi lavoriamo in 8 persone dello staff, oltre ai 14 ragazzi E sinceramente, proprio a Toretto abbiamo visto, nonostante le difficoltà che abbiamo trovato, perché effettivamente era la prima, abbiamo trovato che i ragazzi sono veramente eccellenti. Sono ragazzi che ci mettono l'anima, ci credono in quello che fanno. E sinceramente posso dirlo, io mi aspettavo molto meno da quella della prima, cosa che invece abbiamo avuto un ottimo risultato. E la gente è la cosa che più poi ha l'immediato riscontro, la gente che molta di questa non è parente o amica, sono persone che vengono a vedere anche per valutarti e fra cui c'erano anche osservatori di vendita di spettacoli che tranquillamente hanno Certo, parlato molto bene di noi, ma insomma. ci sono, capita, delle agenzie purtroppo che spesso illudono i ragazzi ad intraprendere carriere a livello nazionale. E quale suggerimento, quale appello,
può fare nei confronti di tanti ragazzi, ahimè, inermi, dinanzi, io direi, tra virgolette, personaggi che lucrano sulla innocenza di questi ragazzi e che aspirano a diventare un qualcuno su questo palcoscenico del mondo. Diciamo che il mondo dello spettacolo è costoso, cioè nel senso dire un genitore no, non spendere soldi per andare a realizzare uno spettacolo, a fare un concorso, secondo me è sbagliato. Soltanto che molto spesso ci sono genitori che si lasciano prendere la mano. Da noi sicuramente questi ragazzi... Sì, vediamo infatti nelle immagini, ringrazio di nuovo la regia, Vincenzo, che sta questa curando. È la parte finale del primo atto, dove praticamente il produttore, che è rappresentato da Marco, non fa altro che raccontare ai ragazzi che il loro sogno si sta avverando, quello di andare ad Hollywood. Anche perché ci vuole una certa, ecco, a parte di preparazione, ma bisogna anche, come si suol dire, tra virgolette, faticare, ecco, usiamo questo termine poco consono, certo, in una trasmissione televisiva. La gavetta si deve la gavetta è fondamentale perché, certo, ripeto, siccome ci sono molti ragazzi giovani che vengono illusi, soprattutto nel mondo della moda, per cui l'appello che faccio anch'io qui da Teleapola è quello di farsi consigliare da chi è esperto, come l'amico Battista, che ormai da un paio di anni è impegnato con tanti sacrifici, alle volte devo dire anche rimettendoci, sì, di tasca propria, perché la passione che per la cultura vera, il teatro e così via, porta, anche perché bisogna, ripeto, come dire, chi volesse diventare medico o avvocato deve studiare intensamente, è la stessa cosa, certo, nel mondo dello spettacolo, certo. Affrontiamo adesso la questione delle iniziativo dei progetti futuri. Allora, come dicevamo prima, noi abbiamo già in atto la rassegna di spettacoli che coprirà tutto l'inverno. Oltre a questo, stiamo guardando con molto interesse il settore televisivo. Questo è un qualcosa che stiamo guardando. Non perché non siamo interessati, no, attenzione, ecco perché dicevo, i genitori devono imparare a selezionare e a capire cosa vogliono prima di tutto. Se io vado in televisione, vado per realizzare uno spettacolo in televisione, cioè far esibire mio figlio in televisione, è una cosa. Se io penso che da quell'esibizione ci sarà un produttore che può vederla e può dire sì, mi piace, questo è fattibile. Però se uno pensa che il produttore possa tramite questi concorsi lanciarla a livello nazionale, là io direi attenzione, perché ci sono delle scuole adatte, scuole mirate che fanno questo, ecco perché bisognerebbe guardare con molta attenzione quello che si fa. Senza discriminare nessuno, attenzione, perché non vorrei far passare il messaggio che ci sono tanti che... No, ci sono tante agenzie serie che lavorano bene, sì, e infatti, soprattutto hanno lo scopo di far crescere il ragazzo. E ci sono altri che fanno solo interesse personale. Purtroppo questo accade ovviamente... Noi ci troviamo qui ad Altamura nella sede di Teleapola e per esempio rapporti qui, rapporti nella città di Altamura a livello teatrale, abbiamo un bellissimo teatro Mercadante, molto conosciuto. Ha mai pensato di incominciare a farvi conoscere anche nella città di Altamura, pure Matera, visto che a pochi chilometri da questa bellissima sicuramente città? Sicuramente sì, perché Altamura è una bellissima cittadina. L'abbiamo guardata, soltanto che è un problema perché al momento noi ci appoggiamo prevalentemente su strutture dove abbiamo conoscenze. Altamura per noi è un territorio nuovo, non ci dispiacerebbe, anzi se ci invitano a realizzare il nostro musical per noi è fantastico, siamo anche molto interessati all'argomento. E noi facciamo un appello ovviamente, certo, agli organizzatori del Teatro Mercadante, qui il dottor Battista è disponibilissimo
anche a chissà concretizzare qualche spettacolo nel bellissimo teatro Mercadante, perché io credo che a prescindere i grandi talenti che ormai sono sul palcoscenico da tanti anni, credo che sia anche fondamentale coinvolgere, ecco vediamo anche le immagini di questa bravissima e giovane attrice, coinvolgere questi ragazzi che sicuramente amando il teatro possono, ecco, dare un contributo stesso al teatro, per esempio ad Altamura, certo, alle altre città importanti. Io penso una cosa: se noi crediamo nei giovani e sosteniamo proprio quelle associazioni pulite, garbate, perché tutto quello che noi ricaviamo lo reinvestiamo sui ragazzi. Noi abbiamo realizzato un laboratorio di teatro dove avevamo necessità di realizzare lo spettacolo, dove l'associazione si è preso carico per i 14 ragazzi di fare laboratorio. Sinceramente per noi che siamo una piccola entità è stato un ottimo risultato, perché tu stai dando al ragazzo una visibilità diversa, lo stai facendo crescere a costo zero, e questo è importante. Penso anche un'altra cosa: se la gente, e parlo degli imprenditori, avesse più fiducia in queste associazioni che realmente hanno come scopo sociale quello di far crescere i ragazzi, farli diventare, può anche darsi, grandissimi attori, come potrebbe essere dei buoni attori che fanno la professione di medico, perché ce ne sono tanti, però portano linfa al territorio. Non dimentichiamo che Sergio Rubini è stato ed è una... diciamo, una perla della provincia di Bari, della terra pugliese, certo. Sergio Rubino di Grumo Aquila, sì. Quindi anche... Oltre a Sergio ci sono tantissimi grandi artisti, e tutti della terra, e se non... Abbiamo Checco Zalone, il grande Checco Zalone, che comunque... È una risorsa enorme, sì, ecco perché il discorso, se si punta sui giovani, fra questi su 10 ne emergerà uno, però attenzione, quell'uno... si porta su tutti gli altri, certo, perché certo. È così in tutte le scuole, anche chi fa tranquillamente sport è la stessa cosa. Chiedo scusa, in queste immagini che vediamo e vedono anche i telespettatori, ecco, questo riguarda l'opera sempre Sognando Hollywood, ovviamente. I ragazzi sono molto entusiasti sicuramente, davanti anche si nota anche la presenza, certo, di un vasto pubblico in un piccolo teatro di Toritto. Abbiamo fatto il sold out, anzi abbiamo dovuto anche fare di più di quello che erano le nostre possibilità. Non abbiamo voluto fare la replica subito dopo, perché di tenere presente che era il 15 luglio, quindi gente che è venuta caldo, quest'estate è stata caldissima, eppure sono rimasti fino alla fine. Abbiamo finito che erano le 10:30 lo spettacolo, ragazzi che erano felicissimi di aver realizzato un qualcosa di grande. E sinceramente di questi ragazzi oggi non vedono l'ora di ritornare sul palco, non vedono l'ora di ritornare a Sognando Hollywood, perché effettivamente poi quando la storia è vera, è genuina, è sentita dai ragazzi, perché tocca loro realmente, la storia è un qualcosa che riguarda loro. Ecco, sì, questo senz'altro. Ecco, il vostro coinvolgimento, ad esempio, la Young Talents Art Group con le scuole, per esempio farvi conoscere anche in ambito scolastico quando si svolgono le famose assemblee, purtroppo d'istituto, e molti ragazzi o non hanno interesse a parteciparvi oppure no. E avete mai pensato di incominciare a intravedere un rapporto diretto con le varie scuole di vario grado, ma anche ad esempio con qualche università, tipo il DAMS di Bologna, perché no? Oppure anche a Bari abbiamo sicuramente delle scuole che si occupano del settore dello spettacolo, del canto, della recitazione. Allora, al momento noi queste cose non le abbiamo mai prese in considerazione, ma perché siamo nati come dei, chiamiamoci pure, dilettanti, cioè gente che vuole realizzare un qualcosa di veramente grande, però non dimenticando che questi ragazzi, il buon 80% di questi ragazzi fa
il liceo scientifico, Sono impegnati sono ovviamente ragazzi nell'ambito impegnatissimi. scolastico. Né io mi azzarderei mai a dire ai genitori fategli fare altro, perché non, ognuno ha una sua aspettativa principale, primaria, e poi lo spettacolo come secondaria. Ma il ruolo, ecco, della vostra associazione è quello senz'altro di far appassionare le nuove generazioni, queste Certo. generazioni di ragazzi che dove purtroppo viviamo in un momento particolare, che ci sono molti ragazzi che, ahimè, abbandonano l'anno scolastico e purtroppo intraprendono strade, come ben sappiamo, Sì. poco piacevoli. E senz'altro il vostro compito è anche quello di educatori. L'aspetto sociale è fondamentale per noi. Proprio io so cosa significa per le mie radici di catechista, quindi è nato, è un qualcosa che nasce dentro di me e che porto avanti oramai da una vita. Sinceramente, l'aspetto sociale è fondamentale e siamo un'ottima alternativa al fatto che un ragazzo non sappia cosa fare e qua viene. Però dietro a questi ragazzi lo dobbiamo mettere, ci sono le famiglie. E difficilmente un ragazzo che non ha una famiglia che abbia le sue convinzioni ci resta nello Young, ma non perché è noioso, ma perché si lavora tanto. Noi quest'estate non siamo andati in ferie, a differenza di tanti ragazzi che sono andati al mare. Questi ragazzi hanno lavorato a qualsiasi ora e non tutti sono disponibili a questo. Certo, vabbè, Io anche dico, ragazzi che certo. purtroppo hanno problemi economici, No, no, ma no, voglio dire prevalentemente, no, perché. prevalentemente molti non hanno la convinzione, perché se non hai Oppure la la convinzione, convinzione non no? ci E lavori. comunque mi risulta che ci sono comunque dei ragazzi che Sì. sognano di poter fare un corso di recitazione di canto, però ovviamente per motivi economici i ragazzi si chiudono e non sanno a chi rivolgersi. Ed è veramente un peccato perché sono talenti importantissimi. E dalla regia mi dicono che stiamo avviandoci verso ecco, altre bellissime immagini, che noi ringraziamo il dottor Battista per averle concesse a Teleappoli, perché non è semplice, Sì. insomma, utilizzare. E ringrazio anche il regista Vincenzo di Renzo che con la sua a 19 anni, vede veramente in gamba, riesce, vedi, a concretizzare e anche a mandare le bellissime immagini, che non è semplice. E in chiusura possiamo dire che in sostanza questa realtà, ecco, il rapporto anche con la televisione, perché l'obiettivo anche della sua associazione è quello di lanciare i suoi spettacoli attraverso il mezzo televisivo, e non è semplice perché ovviamente molte TV, anche quelle grosse, vogliono avere Sì, il un discorso è budget, questo, ecco, sicuramente economico. economico, ecco perché molto spesso noi abbiamo le qualità, abbiamo ragazzi che realmente diventano una caratteristica Ah, fondamentale, ecco. Giuseppe. Sì. Noi siamo il primo gruppo che abbiamo all'interno del nostro corpo di ballo ben quattro ragazze di ritmica. Ah, Loro interessante. utilizzano tutti e cinque gli attrezzi e durante lo spettacolo, nastro, vabbè, nastro, cerchio, clavette, palla e fune. E stavo dicendo, noi speriamo che realmente ci sia qualche imprenditore che punti su questi ragazzi, perché l'idea è facciamoli crescere, facciamo in modo che questi ragazzi possano portare il nome della provincia di Bari e anche della Puglia intera al di fuori della nostra regione. Come? Nel modo più semplice, divertendosi, perché lo scopo principale per questi ragazzi è il divertimento, divertendosi e dando emozioni alle persone. Questo è il nostro scopo. Assolutamente, noi speriamo che con Teleappoli, perché so che siamo corsi in fase d'accordo con la nostra emittente televisiva, perché noi abbiamo anche realizzato, ricordo quest'estate, il Festival di Altamura del Jazz, e devo dire che siamo stati onorati di fare la diretta e poi mandare le repliche con grande soddisfazione degli appassionati di jazz. Io credo che siamo alla conclusione, della regia mi dicono che stiamo più o meno, stanno quasi per sfumarci, perché poi andrà in onda ovviamente altri programmi. Allora io ringrazio il dottor Domenico Battista, presidente nonché regista e autore dello Young Talents Art Group.
i contatti eventualmente, se li vogliamo dare. Allora, prima di tutto vi consiglio di guardare la nostra pagina Facebook e vi... Il nome bisogna dire, perché... Young Talent Art Group, lo vedete anche scritto in sovraimpressione. Sì. E dicevo, sulla pagina Facebook ci sono molte notizie, potete seguirci anche per tutte le novità, e là pubblichiamo anche le audizioni e tutto quello che riguarda il nostro lavoro. Avete qualche altro contatto, email oppure non so? Allora, email al momento noi, per una questione di immediatezza, perché io sono a contatto sempre, ho dato e do la mia email domenico.battista@hotmail.it, dove potete mandarmi un curriculum, dove potete mandarmi anche semplicemente una segnalazione di contatto, e vi garantisco che nel momento che inizieremo le audizioni sarete contattati. C'è da dire che le audizioni normalmente noi organizziamo un'esibizione per quanto riguarda il ballo o un pezzo cantato. Per i cantanti normalmente noi ascoltiamo un pezzo in inglese e uno in italiano. Uh-huh. Poi per quanto riguarda i brani dipende da quello che montiamo, perché la Notte dei Talenti è uno spettacolo modulare, quindi in base a quello che vogliamo realizzare portiamo avanti. Uh-huh. Invece il musical, come sappiamo bene, è un programma già stabilito con pezzi già stabiliti, e quindi in caso di turnover dei ragazzi, coloro che subentrano devono cantare e imparare quello che è già lo spettacolo. Va bene, va bene. Allora, grazie a Domenico Battista, della presidente, ripeto, regista e autore della Young Talents Art Group, per essere stato qui con noi, augurandoci che lo avremo per le prossime puntate o interviste, sicuramente ci terrà informato, e sperando anche di poterti avere come partecipe dei tuoi servizi per la nostra emittente televisiva. Io ringrazio tutti i nostri telespettatori per aver seguito questa puntata di Il Punto, e prossimamente avremo altre puntate con altri ospiti illustri. Grazie per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento dei programmi su Teleappula. Bring it on, if you got what it takes to survive some, bring it on.